Una giornata di condivisione, di collaborazione in cui vogliamo soprattutto esprimere il desiderio di prenderci cura di questa terra comune che appartiene a tutti. Perciò siamo qui con i nostri studenti migranti, sono studenti della nostra scuola di alfabetizzazione e un po' di tempo fa hanno espresso proprio il desiderio di protagonismo attivo in questa comunità che li ospita, per cui ci siamo attivati per rendere possibile questo momento insieme all'associazione Orto, insieme alla dottoressa Danzi che ci ha dato il pieno appoggio e ha condiviso interamente il progetto insieme alla Ecotecnica ma anche la Multiservizi. Veramente una bella giornata di condivisione, una testimonianza di come è possibile fare bene le cose insieme, meglio sicuramente, farle meglio. È un'iniziativa in cui non si poteva non mancare come associazione Ortus, perché la tutela e il rispetto del verde pubblico è tra la nostra mission, no, dell'associazione, però soprattutto perché è un segnale importante perché ci sono appunto i migranti richiedenti asilo della provincia che hanno chiesto di dare un contributo alla nostra terra, di avere cura appunto degli spazi verdi e pubblici, e quindi abbiamo aderito appunto a questa prima delle quattro iniziative con uno spirito proprio non soltanto di esempio però di condivisione, che gli spazi comuni appartengono a tutti, anche a chi decide di appunto fare migliaia e migliaia di chilometri, rischiare la vita e voler dare un segnale che non è semplicemente appunto un migrante, ma vuole essere al contrario qualcheduno che vuole entrare attivamente nel senso civico della nostra cittadina. Quanti ragazzi sono coinvolti? Sono coinvolti 60 ragazzi migranti provenienti dal CARA di Restinco, ma anche dal CAS Green Garden e Carbrunn, e anche altri migranti che risiedono in città.